Ciao dolci unicorni, in questo video finalmente vi mostrerò tutta la mia collezione di cover per il mio iPhone 7 Plus. Me l'avete veramente richiesto in tantissimo, intanto il mio telefono è questo qui, dato che molti di voi non l'hanno mai visto. Anzi, fatemi sapere giù nei commenti se volete il Watson My iPhone. Le cover non sono tante, però io le adoro perché preferisco poche ma buone e soprattutto belle. Iniziamo dalla prima. La prima è questa qui. Questa qui è bellissima, è un unicorno super puccioso, fucsia, con i colori super arcobalenosi nel corno. Io quando l'ho vista me ne sono subito innamorata. È gommosa e quindi è molto comoda, e infatti il telefono ci calza alla perfezione, non fa il difetto che magari si leva, è perfetta. Guardate, è super mega bella, è bellissima. Non mi ricordo il costo di quanto l'ho pagata, comunque si può trovare ovunque, anche nelle bancarelle. È bellissima ed è super morbida, quindi questa qui per me ovviamente è una delle mie preferite, ma non c'erano dubbi. Un'altra che vi vado a mostrare è questa qui, con gli unicorni che svolazzano insieme agli arcobaleni e alle nuvole. Sono pucciosissimi, maschietto e femminuccia, ma guardate la pucciosità, che belli. Questa qui non è proprio gommata, è siliconata, quindi comunque veste sempre morbido nel telefono. Infatti così, vabbè, davanti è normale, però dietro ci sono tutti gli unicorni che volano, ma guardate che carini, bellissimi. E soprattutto sono in rilievo, le parti invece delle nuvole sono invece disegnate e sono bellissime, cioè, ma la figata di questa cover, bello bello bello, è fatta veramente bene. La prossima cosa invece alla quale sono veramente super legata è questa qui. Me l'hanno fatta i miei amici di Slide High Tech ed è qualcosa di spettacolare. È una cover personalizzata, io adoro le cover personalizzate, e hanno preso il logo del mio canale, l'arcobaleno, I'm a unicorn, che è la frase del mio canale, e poi il mio nome, tutto in rilievo e super mega glitterato, ma che bella. E poi il telefono ci sta benissimo, davanti è normale e dietro è questa figata unica. Guardate l'arcobaleno come va sopra la mela, bellissima, cioè è perfetta. Il telefono lo tiene alla perfezione. Mi è caduto anche insieme a questa cover, ma non si è fatto nulla, proprio nessun graffio. È bellissima, dà anche questa tipologia di cangiante qua l'arcobaleno, è bella. E poi glitter sono qualcosa di eccezionale, bellissimi. Poi la prossima cover invece è questa. Questa qui invece è super kawaii, c'è scritto sweet, poi ci sono queste due signorine che dovrebbero essere delle cameriere di un bar. Infatti qua c'è scritto coffee, voi sapete che io adoro il caffè, è rigida, è molto rigida, quindi devo stare sempre attenta a metterla. Davanti è così, e poi di dietro ovviamente ha questa fantasia che si sposa benissimo col colore del mio iPhone, perché il mio iPhone è rose gold. Guardate la pucciosità, è bellissimo, anche perché il disegno va fino a qua, quindi è fino ai bordi e ci sono pure i biscotti, mamma mia che bello. Quando le uscite dovete stare attenti perché è un pochettino rigida. La prossima che vi vado a mostrare è questa, è una cover molto semplice, ma ha l'acchiappasogni, che io amo veramente tantissimo gli acchiappasogni. È semplice, è in silicone ed è così di dietro, che praticamente al centro c'è la mela, quindi c'è l'acchiappasogno e al centro la mela. È molto bella, mi ricorda tantissimo qualcosa di tribale, qualcosa di etnico, però per me cioè, è bellissima. Cioè, ma guardate, è bella, troppo 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 bella. È disegnata anche bene, non ha nessun difetto. Io sono molto precisa quando vado a comprare le cover, perché mi piace sceglierle alla perfezione. Un'altra cover è questa, guardate il mega super unicorno, cioè non entra neanche nella fotocamera, guardate. Mamma mia, che cos'è? Enorme. È veramente super mega gigante. Questa qui me l'hanno regalata e io la adoro. Guardate, davanti è così, quindi prende tutto il telefono, e poi di dietro tiene il telefono anche lei alla perfezione, e ha il corno super mega enorme insieme al naso. Però è bellissima, cioè è super fashion. Se amate gli unicorni, una cover del genere la dovete assolutamente avere, perché è bellissima. L'unica pecca è che si sporca, che è una meraviglia, infatti bisogna andare sempre lì a pulire, però anzi ho fatto anche dei miracoli per pulirla. La prossima cover è
semplicissima, e questa qui è fucsia, è un rosa fluo molto acceso, è bellissima. Nel laterale è trasparente, mentre dietro è opaca, e dovete sapere che io le cover opache le adoro, perché mi danno quel senso di grip nelle mani. Infatti guardate, da quel senso di opaco, di opaco, e mentre qua è molto lucida, che dà questo colore metallizzato al telefono. È bella anche davanti, è bellissima perché ha questo effetto di rosa fluo, che comunque va ad abbracciare il telefono, ed è bellissima, mi piace. Costa pochissimo, se non mi sbaglio l'ho presa tipo un euro, pochissimo. E poi passiamo a questa cover. Questa cover l'ho presa all'Apple Store, è bellissima, è rosa cipria ed è un colore spettacolare. All'interno è tutta pellucciosa, con un pochettino di peluccetto all'interno, è bellissima. Non mi ricordo il costo, comunque all'Apple Store si trova, ed è stata la mia prima cover per questo iPhone. La vado a inserire piano, ok. Davanti è così, è molto comunque cute come cover, non è particolare ma ha un suo perché. E dietro è così, è un rosa confetto, ecco, più che rosa cipria è un rosa confetto, rosa sabbia, bellissimo, e poi si abbina benissimo con il mio iPhone. E poi un'altra cover che, leviamola piano Corinne, un'altra cover che ho preso all'Apple Store è questa qui, che è identica a quella, però il colore è diverso, è un colore amaranto ed è bellissima. Questa è la cover che sto utilizzando anche adesso, è bellissima, è super mega bella. E questo colore è molto acceso, però è acceso e delicato allo stesso tempo. Mi piace, e poi è anche ha quello stile di grip che ti permette di tenere bene il telefono in mano, perché l'iPhone, lo sappiamo, senza cover a volte tende a scivolare dalle mani. A me scivola praticamente sempre se non metto le cover, ma va bene, dettagli. E poi l'ultima cover è questa qui, che è classica, trasparente, e me l'ha regalato un dolce unicorno ad un mio incontro, in modo tale che io possa andarla a personalizzare come voglio io e posso metterci tutti i disegni che voglio. Se voglio lasciarla classica è così, la classica cover senza niente, però secondo me fa anche la sua figura. E queste qui erano tutte le cover per il mio iPhone 7 Plus Rose Gold. Sono bellissime, mi ci sono affezionata veramente tanto, ma tanto tanto. Sono super kawaii, pucciose, si dice poche, ma buone. Anzi, guardate, la pucciosità. Va bene, se il video vi è piaciuto fatemelo sapere con un like, fatemi sapere soprattutto se volete il What's on my iPhone, mi raccomando. E niente, vi aspetto su Instagram e iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. E noi ci vediamo al prossimo video, ciao!